Sono le aziende il motore del cambiamento, la forza delle piccole imprese che nell'arco di pochi anni si sono letteralmente reinventate un lavoro, trasformando la tradizionale attività in una realtà in grado di competere anche al di là dei confini nazionali. Innovazione ed export, le parole chiave dell'assemblea annuale di Confartigianato Lecco, andata in scena nell'aula magna del Politecnico. A che punto sono le aziende artigiane su questi due fronti? Ma secondo me sono a buon punto, alcune molto più avanti, alcune stanno crescendo su questa materia. L'importante è essere consapevoli che nelle imprese artigiane innovazione è sempre stata fatta, oggi si deve essere appunto consapevoli che l'innovazione venga trasformata in qualcosa di positivo, in qualcosa che nelle imprese artigiane, come dicevo, è sempre stato eseguito. Su tutto i numeri dell'export lecchese, nella prima metà del 2017 l'interscambio con l'estero ha raggiunto la cifra record di 3,7 miliardi di euro, cresciuta dell'8,4% rispetto al primo semestre 2016, al di sopra sia della media lombarda che di quella italiana, il dato più elevato di sempre per la provincia lecchese. Una crescita importante, in euro 3 miliardi e 700 milioni, quindi un risultato mai fatto per la nostra provincia, e l'8,4% è l'aumento rispetto allo stesso semestre del 2016, del semestre 2017. Il risultato migliore a livello lombardo e a livello anche nazionale, quindi un importante risultato. E poi io continuo a ripetere, un tessuto produttivo come la nostra provincia di piccole e microimprese ha ancora doppio valore questo risultato, perché indubbiamente le piccole imprese fanno sicuramente più fatica ad esportare. Export e innovazione, perché legate queste due parole e come si inseriscono nello sviluppo del nostro territorio, della realtà delle piccole imprese artigiane? Sì, metterei innovazione ed export, nel senso che attraverso innovazione le aziende si preparano appunto ad affrontare mercati esteri su cui spesso trovano competitor di dimensioni molto più grandi e magari, consentitemi anche un tono polemico, accompagnati dai propri stati, cosa che invece in Italia è un po' più difficile. È cambiato però il volto delle piccole imprese artigiane e chi non l'ha fatto è chiamato a cambiare questo volto. Le imprese lecchesi erano fornitori per quanto riguarda l'industria, adesso non è più solo così. Sì, è cambiato perché gli anni di crisi hanno imposto alle imprese, oltre ad innovarsi, anche di guardare altri orizzonti, e quindi hanno dovuto, come dire, cambiare un po' la pelle. Alcune hanno cambiato il proprio modo di produrre, la propria attività, hanno veramente innovato su vari aspetti, sia di prodotto che di processo. E quindi i mercati adesso sono mercati con orizzonti sicuramente globalizzati, una parola un po' abusata negli ultimi anni, ma così è, nel senso che le imprese si sono rivolte a dei mercati che prima erano sconosciuti e che oggi sono, come dire, alla portata, anche dovuto al fatto che attraverso la navigazione, eccetera, tutto si è ravvicinato molto di più. Si è parlato di un passaggio culturale di impresa. Che cosa fa Confartigianato, Imprese Lecco, per promuovere l'export e l'innovazione? Ma noi da tempo abbiamo costituito un ufficio, si chiama Ufficio Competitività, Ufficio Estero. È un ufficio ormai che si sta sviluppando sul territorio, abbiamo investito con risorse nuove, abbiamo potenziato questo servizio inserendo anche in organico altre figure che ci possono aiutare a sviluppare questa attività. È un'attività sempre più richiesta dalle imprese, il processo è un processo di accompagnamento delle imprese in termini di innovazione, in termini di accompagnamento rispetto alla possibilità dei mercati esteri e in termini anche di conoscenza, informazione, di bandi che consentono anche di utilizzare risorse. Enrico Quintavalle e Licia Redolfi del Centro Studi Nazionale dell'Osservatorio Regionale di Confartigianato hanno confermato come Lecco si collochi tra le prime 10 province italiane per occupati nel manifatturiero, con l'artigianato che assorbe oltre il 50%. Lecco inoltre tra le province italiane con la maggiore esposizione ai mercati esteri, con performance positive anche per le piccole imprese. Non si torna a dove ci eravamo lasciati prima della crisi? Sono cambiate tante cose, sia sui mercati che dell'innovazione, oggi del digitale, che sta esplicando quella potenza inimmaginabile, con un'avvertenza: abbiamo solo iniziato, ha sottolineato il segretario nazionale di Confartigianato, Cesare Fumagalli. Che cosa sta facendo la politica per promuovere a livello nazionale, per favorire export e innovazione?
Beh, sono due tipi di politiche attive che hanno avuto qualche segnale positivo. Parlo del programma di sostegno Made in Italy portato avanti negli ultimi 3 anni e del programma che finalmente ha preso il nome di Impresa 4.0. E sono politiche nei confronti delle quali abbiamo espresso giudizi positivi. Il ministro Calenda ha voluto formule che fossero rapide, senza bando, a diretta fruizione per tutte le tipologie di imprese. Il però è che occorrono alcune politiche, qualche completamento di queste politiche e soprattutto che il resto, parlo in particolare della fiscalità, non vada in segno esattamente contrario a quella dell'agevolazione, alla spinta ad andare sui mercati esteri e a rinnovare quello che è il fenomeno della piccola impresa italiana. Nel dettaglio, quali sono le vostre richieste in questo momento? Beh, c'è in discussione in queste ore in Commissione Bilancio del Senato e il passaggio successivo alla Camera credo avrà pochi margini, per cui la partita si gioca proprio in queste ore. Una riduzione del superammortamento dal 140% misura in vigore lo scorso anno al 130% attuale. Potrebbe sembrare poco, ma questa è la norma più utilizzata dalle piccole imprese. La seconda questione che dal punto di vista della novità salutiamo positivamente è quella di introduzione di un credito d'imposta anche per la formazione legato proprio al tema di Impresa 4.0. Abbiamo il timore, vorremmo fosse fugato ogni timore, che si vada ancora a decretazione successiva attuativa, perché sappiamo che i tempi con la prospettiva anche delle elezioni ci porterebbero fuori da necessità di rapidità, che è l'altro elemento con cui le imprese e i mercati oggi non possono non fare i conti. Reduce da una missione a Shanghai insieme agli artigiani per dire e fare cosa? È una missione che noi abbiamo accompagnato insieme a White, con la quale la Confartigianato ha un accordo di partnership molto strutturale, e abbiamo voluto iniziare questo cammino verso la Cina perché è il mercato che nei prossimi anni è considerato tra i mercati fondamentali per l'export del lusso. Quindi abbiamo portato una 60 di marchi, tutte aziende micropiccole, aziende che lavorano nel settore della calzatura, della borsa, dell'abbigliamento e anche dei gioiellieri. È andata molto bene, abbiamo avuto circa più di 2.000 visite di buyer, reali buyer cinesi, ed è una delle tante cose che stiamo facendo con il sistema Confartigianato insieme ai territori per l'internazionalizzazione delle nostre imprese. E poi c'è l'e-commerce. L'e-commerce è un'altra partita molto importante sulla quale stiamo lavorando, non solo sull'e-commerce, stiamo lavorando su tante voci, non solo sulla moda, ma anche nel food, nella meccanica. Adesso nel 2018 porteremo le nostre imprese in Inghilterra, le porteremo a Parigi, faremo tanti altri incamin. Lei consideri che nel 2017 la Confartigianato ha gestito circa 4 milioni di euro di attività dedicate alle nostre imprese. Il 95% del tessuto economico italiano è rappresentato dalle piccole aziende artigiane, quindi troppo grande per fallire, non lo dico in inglese, ma insomma il significato è chiaro, non vale più. Beh, dunque, innanzitutto l'Italia appunto non è la Germania. Abbiamo creduto per molto tempo di inseguire quel tipo di modello, il nostro tessuto produttivo è quello che lei ha efficacemente descritto, e peraltro stiamo vivendo proprio una sorta di rinascimento dell'impresa artigiana. Stefano Micelli qualche anno fa ha pubblicato un libro, Il futuro artigiano, dove ha sostanzialmente fatto una sintesi egregia di tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma a livello internazionale su questo vero e proprio rinascimento. Come c'è stato un rinascimento nel 1500, nel 1400, un rinascimento dell'artigianato, del lavoro artigiano, e la Regione Lombardia ha interpretato questo compito. Tant'è vero che è stata la prima regione in Italia che ha fatto una legge sulla manifattura diffusa, proprio per enfatizzare il ruolo di questa filiera, che è un ruolo importantissimo e che si differenzia, che non ha niente a che fare con l'industria 4.0. La manifattura diffusa 4.0 è proprio quella manifattura che nasce dalle imprese artigiane che sanno valorizzare
la spinta e la portata innovativa che le nuove tecnologie possono dare al loro operato, pur mantenendo quella caratteristica di legame con i valori che caratterizzano quel tipo di lavoro e anche con il prodotto che generano. Innovazione però resta la parola chiave, e su questo fronte cosa sta facendo la Regione? Cosa dovrebbe fare? Innanzitutto le imprese artigiane, nonostante siano estremamente piccole e diffuse, appunto, innovano tutti i giorni. Sono le imprese che innovano di più, molto più della grande impresa da un certo punto di vista, che vive invece di processi su grande scala, no? La Regione Lombardia sostiene l'innovazione e la ricerca anche valorizzando il ruolo delle piccole imprese artigiane, aggregando, cercando di favorire l'aggregazione tra queste. I recenti accordi per la ricerca hanno visto moltissime imprese aventi questa natura e questa dimensione partecipare agli accordi insieme con l'università, con i centri di ricerca, e quindi creare un valore proprio per consentire anche alla piccola impresa artigiana di poter disporre di contenuti innovativi, di esperienza e di trasferimento tecnologico da implementare nella loro realtà di impresa. Tra gli esempi di ricerca e innovazione portati nel corso dell'assemblea, quelli delle aziende IMG Ultrasuoni di Mandello Dell'Ario, PK Studio e Maribert di Cernusco Lombardone, che ha inventato il bottone 4.0. Io sono un appassionato di fotografia. Guardando un paio d'anni fa una macchina Canon, una reflex Canon, che avvicinando lo smartphone riusciva a catturare la foto che era stata appena fatta per trasferirla sui media, mi è venuta l'idea che il bottone potesse diventare qualcosa in più di quello che era. Per cui da lì ho cominciato a studiare, a pensare come era possibile fare questa trasformazione, e dopo qualche tentativo si è capito che si poteva fare. Che cosa fa questo bottone? Può fare tante cose. Il segreto è la semplicità con cui si usa, perché oggi tutti hanno lo smartphone. Per cui tu puoi caricarci quello che vuoi, puoi caricarci un catalogo, il tuo sito, le istruzioni di lavaggio, piuttosto che un collegamento Instagram. Insomma, può avere molte funzioni. Innovazione è questo? È questo il futuro degli artigiani? Qual è la sua opinione? Il futuro degli artigiani è quello di cercare di sviluppare bene il prodotto che uno fa, magari da 40 anni, deve cercare di farlo sempre meglio, sempre più bello, e di non aver paura di presentarlo al mondo. A chiudere l'assemblea annuale di Confartigianato, la consegna dei premi fedeltà agli associati da più di 40 anni. Ad anticipare le premiazioni, l'omaggio alla memoria di Carlo Colombo, referente della categoria autoriparatore di Confartigianato Lecco, recentemente scomparso. I familiari commossi hanno ritirato il premio e ringraziato l'associazione, emblema dell'affetto che ha contribuito a rendere grande Confartigianato Imprese Lecco. Un appuntamento ormai consolidato da diversi anni e che ci piace inserire in questa manifestazione che noi definiamo assemblea pubblica, proprio perché gli invitati a questa assemblea sono la cittadinanza lecchese, gli imprenditori lecchesi, quindi un parterre importante per i nostri artigiani fedeli. Oggi, come dicevamo, premiamo gli associati da 40 anni e più. Sono 19 imprese che hanno mantenuto la fedeltà associativa per tutti questi anni e che hanno contribuito alla crescita della nostra associazione.